Finalmente si riparte e lo facciamo con il nostro presidente Lorenzo Vannucci. Presidente, dopo tanti mesi ci ritroviamo finalmente e vedo il solito ambiente carico e con tanta voglia di fare bene, soprattutto questa stagione che sarà molto complicata visto tutto quello che è successo. Allora, intanto buonasera a tutti, è tanto tempo che non ci sentivamo, ho piacere di ripartire perché c'è questa grande voglia da parte nostra di ripartire col calcio e con tutto il nostro ambiente familiare che abbiamo qui al Buon Riposo. Oddio, fare meglio degli anni passati è dura perché abbiamo fatto le ultime due stagioni a grandissimi livelli, anche l'ultima dove ci hanno interrotto questa marcia trionfale, diciamo, fra virgolette trionfale, perché insomma avevamo fatto dei risultati consecutivi, so se 11 partite e 10 vittorie mi pare, e dove avevamo l'obiettivo di arrivare fine al vertice. Purtroppo è stato interrotto da questa pandemia che ha distrutto i nostri sogni, ma soprattutto, tralasciando il calcio, ha portato delle problematiche ben più grosse al di là dello sport. Ripartiamo con la convinzione di fare una squadra come sempre, una squadra che ambisce a qualcosa di importante, però siamo anche consapevoli che ripetersi tutti gli anni è difficile e quest'anno ci troviamo di fronte anche a delle problematiche a livello anche finanziario, perché insomma abbiamo. Lo vedete anche voi, il mondo va tutto a rotoli, l'economia è messa in croce da tutte le parti, speriamo che ci siano interventi da parte della federazione che diano una mano alle società, perché insomma in questo momento ne abbiamo bisogno tutti e che il calcio possa ripartire in maniera come l'avevamo lasciata. Come vi state muovendo? Che tipo di politica attuerete per questa stagione? Allora, l'intento è quello di riconfermare tutta la squadra dell'anno scorso, perché come dicevo prima ci siamo interrotti nel momento più bello, momento più bello perché avevamo una marcia inarrestabile e per questo tanti giocatori, quasi tutti, si meritano una riconferma e infatti se avete visto abbiamo cercato di riconfermare i pilastri, qualcuno l'abbiamo già annunciato come Granaiola, Bortoletti, Andrei, Maccabruni e ce ne saranno altri in questa settimana. Tanti giocatori sono parco giocatori del Seravezza Pozzi, perciò quelli rimarranno sicuramente, anche se qualcuno delle offerte, delle richieste da società molto più importanti di categoria superiore. Vediamo un attimo se riusciamo a combaciare le nostre idee con le aspettative dei ragazzi, perché è giusto e il nostro scopo principale è quello. La soddisfazione più grossa per me è quando si dà un giocatore in categoria superiore perché facciamo contento il ragazzo, gli diamo la possibilità di fare carriera e si mette in risalto il nostro lavoro quotidiano di tutti i giorni, quello di costruire dei giocatori per categorie superiori. Abbiamo notato una nuova figura all'interno della società, sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica, una persona di grande esperienza. Sì, è entrato a far parte del nostro gruppo Antonio Bongiorni, che ci porta tanta esperienza, tanta professionalità, che forse qualcosina ci mancava, e soprattutto tante conoscenze per quanto riguarda il settore giovanile. È lì che vogliamo migliorare e crescere. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato allievi e siamo passati a regionali e stiamo costruendo delle squadre importanti grazie all'aiuto di Bongiorni, dicevo, e alla conferma di Ridolfi che per noi è una persona molto importante. Il calciomercato è già iniziato, si alterano un sacco di voci, ma c'è qualche indiscrezione, qualche colpo di mercato? Sul colpo di mercato, ripeto, l'intento nostro, parlando anche col mister, è quello di costruire una squadra che rispecchi la squadra dell'anno scorso. Cercheremo di confermare tutti, poi se qualcuno ha delle aspettative diverse, oppure non è contento di stare qui, ma non credo, perché qui ci stanno tutti bene, sono tutti contenti. Vedremo di trovare delle soluzioni. Abbiamo delle alternative, però la base è confermare tutta la rosa dell'anno scorso. Perfetto, quindi non mi rimane che augurarle un grande in bocca al lupo. Speriamo di ripartire presto col calcio perché almeno passiamo delle giornate un pochino più spensierate e ci divertiremo. Grazie, Presidente.